Stasera facciamo un risotto piemontese, il risotto con il castelmagno e le nocciole. Prima di tutto tritiamo due scaloni che sono più delicati delle cipolle come sapore e li facciamo andare lentamente con un po' di sale e un pochino d'acqua, senza usare dell'olio. Anche per la tostatura del riso, che faremo in una padella antiaderente, non adopereremo dell'olio. In genere basta circa un minuto per tostare il riso. Allora, abbiamo messo il riso insieme allo scalogno, abbiamo aggiunto il brodo e stiamo usando stireo per portare a cottura il nostro risotto. Abbiamo usato del brodo vegetale senza glutammato. Prima di sbriciolarlo, vorrei mostrarvi il castelmagno. Il castelmagno è un formaggio a pasta semidura, tipico della nostra regione. In questo risotto useremo anche le nocciole pelate e tostate. Le nocciole vanno tritate, Dopo grossolanamente. 20 minuti il nostro riso è all'onda e al dente. Adesso mantechiamo aggiungendo due burrini e circa 2,5 etti di castelmagno tritato. Mescoliamo e lasciamo riposare per altri 5 minuti col coperchio e regoleremo di sale, perché il castelmagno è un formaggio piuttosto saporito. Ecco qua, abbiamo il nostro risotto che vedete è rimasto morbido e abbiamo aggiunto un po' di sale e un po' di pepe. Per decorazione mettiamo ancora qualche scaglietta di castelmagno e le nostre nocciole. Il nostro risotto è pronto. Dal Piemonte, buon appetito!